È stata firmata questa mattina nella Sala Cirillo di Palazzo Matteotti la convenzione tra la città metropolitana di Napoli, il Teatro San Carlo, il Trianon, la Fondazione Cives e i dirigenti scolastici degli 11 licei musicali e coreutici della città metropolitana, che prevede il coinvolgimento degli allievi di questi istituti in progetti di alternanza scuola-lavoro che li porteranno a toccare con mano la vita dei luoghi della musica. Occhio anche alla solidarietà, saranno 5.000 infatti i biglietti che i due teatri metteranno a disposizione per consentire ad anziani e disabili di assistere gratuitamente a concerti, opere e spettacoli della stagione in corso. Per quanto riguarda il San Carlo, la convenzione prevede che diventi partner educativo delle scuole per lo sviluppo di esperienze di formazione, anche attraverso la partecipazione degli studenti al musical My Fair Lady, diretto dal maestro Carlo Morelli, che andrà in scena proprio nel Massimo Napoletano. Il San Carlo si impegna inoltre a far assistere ad uno spettacolo tutti gli studenti dei licei musicali. Siamo felici di questa nuova partnership, affermato la sovrintendente Purchia, che ci unisce ancora di più alla città metropolitana nel comune obiettivo della formazione dei nostri giovani attraverso un continuo processo di avvicinamento alla musica. È un qualche cosa di unico, perché al di là di quello che è il processo di formazione scolastica, avere le prime parti di un'orchestra che quotidianamente suonano con i più grandi direttori e avere la possibilità di visionare e curare i ragazzi giornaliermente è è un risultato davvero straordinario. Il Trianon, da metà maggio alla prima decade di giugno, sarà interamente dedicato ai ragazzi. Il Teatro Trianon sarà a disposizione dei ragazzi per un mese. Faranno loro il teatro, loro ogni sera faranno uno spettacolo, faranno il cartellone, tutto i ragazzi. Lo staff del Teatro Trianon sarà a disposizione dei ragazzi per farli vivere il teatro dal vivo, cioè dalle luci a quello che è la scena. Per noi questa presenza, diciamo, di giovani, di ragazzi, di insegnanti e così via, è fondamentale in un quartiere come Forcella, dove il Teatro Trianon Viviani rappresenta un presidio di legalità e di aggregazione sociale, e che è molto importante date, diciamo, i tempi che viviamo, insomma. La convenzione prevede inoltre che il San Carlo selezioni gli studenti più meritevoli per la sua Orchestra Academy. Abbiamo buone speranze che qualcuno dei nostri possa vincere ed essere selezionato per questa questo che sarà un premio. Il progetto si concluderà con la celebrazione della Giornata Europea della Musica il prossimo 21 giugno, la cui organizzazione sarà curata dalla Fondazione Cives e si svolgerà tra il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano e la Reggia di Portici. Noi all'interno di quel grande contenitore vogliamo far sì che i ragazzi facciano la festa della musica, che quest'anno avrà un tema, perché ai ragazzi noi daremo un tema da svolgere, che è quello sul 70° anniversario della Carta dei diritti umani. Nei prossimi giorni appunto metteremo a punto una riunione che ci consenta di capire meglio come si intende appunto organizzare quella giornata, che ovviamente sarà una giornata di festa che appunto celebrerà la musica come appunto tradizionalmente si fa in quel giorno. Lo scenario che avremo, la Reggia di Portici, è uno scenario straordinario, quindi credo che le premesse per un grande evento e per una grande iniziativa ci siano tutte. La Reggia di Portici, di proprietà della città metropolitana, ospiterà anche i convegni che la Facoltà di Agraria della Federico II organizzerà sulle peculiarità dei prodotti agroalimentari nell'ambito dell'altra convenzione siglata questa mattina, quella relativa al progetto Veseus De Gustibus per la valorizzazione del Parco del Vesuvio, che coinvolgerà anche i comuni e gli studenti degli istituti alberghieri, oltre a quelli dei licei musicali. Noi diamo un contributo importante, apriamo la Reggia a questi 2500 ragazzi che avranno modo di vedere un posto meraviglioso dove si fa cultura, si fa ricerca, si fa didattica e si fa anche attività museale e ricreativa, perché abbiamo in Reggia ben 6 musei disponibili aperti. Quindi un grande momento, aspettiamo questi ragazzi con grande impazienza, sarà sicuramente un momento bello che cercheremo di contaminare il più possibile con attività divulgative e attività didattiche proprio pensate per i giovani.
Parliamo spesso di prevenzione, parliamo spesso di valorizzazione. Io credo che la migliore forma di prevenzione sia insegnare ai ragazzi la bellezza delle nostre terre. Il miglior modo di prevenzione è portare i ragazzi sul Vesuvio e fargli vivere le straordinarie opportunità che offre il nostro territorio. Oggi è stato firmato un protocollo importante per quanto riguarda il Vesuvio, ma è stato firmato anche un protocollo importante per quanto riguarda il Teatro San Carlo, perché quando immagino che 2500 bambini che magari vivono da famiglie disagiate, che magari non hanno la possibilità economica di farlo, possono andare a visitare il San Carlo, penso che stiamo facendo un grandissimo passo in avanti. Fino a qualche anno fa la politica pesava la cultura per soldi investiti pro capite, ora si pesa la cultura per ore investite nelle scuole a insegnare ai ragazzi l'orgoglio di appartenenza e insegnare ai ragazzi la nostra storia, che poi dovrà essere anche il nostro futuro. Un grande impegno della città metropolitana dunque, che nei due progetti interviene con complessivi 350.000 euro per coniugare formazione, cultura, sviluppo del territorio e solidarietà. Ancora una volta una sfida che lancia la città metropolitana di Napoli, una grande sfida del diritto, della cultura e della difesa dei nostri territori che si stanno rilanciando proprio attraverso la cultura, i beni comuni e l'ambiente.